L'indipendenza paga! E Vicenza Più, col suo network di periodici cartacei e di quotidiani su web, lo dimostra sempre di più. Decine di migliaia di lettori e centinaia di migliaia di utenti, continuamente in crescita, ora si preparano a vedere Vicenza Più TV. Spot, spettacoli, politica, economia e, ovviamente, informazioni. Sulla vita locale di Vicenza, Bassano, Schio, Tiene e provincia. Col bollino blu di Vicenza Più TV. Indipendente, sempre di più. Invece vedo che siete come Romeo, che è molto piacere. Il direttore e anche il sottoscritto, siamo a disposizione se c'è qualche commento da fare sulla nostra assemblea e anche qualche altro. Bene. A proposito di zona est, allora avete fatto questa offerta o? Allora, se lei si riferisce a Veneto, ma anche a me, questo esattamente, allora, avevo detto per non ripetere più quello che faccio per la terza volta. Due mesi fa ho detto che la nostra banca non farà mai un'opera utile mai a nessuna banca popolare. E se per qualche istituto, e mi riferisco in modo particolare a quello della zona est a cui lei si riferiva, e no, per noi no, non ci sono problemi. L'ho detto una volta, è l'unico intervento che ho fatto, quindi per chiarire in maniera subita, oggi ho detto in assemblea, mi sembra di assistere alla commedia di sempre, molto rumore per noi. Quindi, però ma no, si dice su qualcosa, cioè, avete fatto una... Molto rumore perché non c'è nulla e quindi non esiste nulla. Ma soprattutto vorrei che fosse chiaro tutto il mondo bancario, poi qualche volta i nemici si creano magari così. Tutto il mondo bancario deve sapere che noi non faremo mai un'opera ostile a una banca popolare. Secondo me, e secondo il mio modo di ragionare, non farei mai un'opera ostile nei confronti di un'altra banca. Ma proprio con una banca popolare quello non funziona. Quindi spero che non farei venire più. Non facciamo le opere, per nessun motivo. Io invece faccio una domanda relativa al bilancio e alla reazione dei soci della Banca Popolare, ma al di là non in termini tecnici. Dico, veniamo da un anno, non la Banca Popolare di Vicenza, tutte le banche, tutta l'economia da un anno molto difficile, infatti anche la banca chiude prudenzialmente per aver accantonato una perdita, è la prima perdita da quando ci sono. Quando io non c'è mai stato. Però quello che mi chiedo non è tanto la perdita che è stata, diciamo, comune un po' a tutta la strategia di bilancio comune a tutte tanti istituti di credito, ma si aspettava che i soci della banca stessa approvassero all'unanimità il bilancio, non ci fosse nessun intervento negativo, comunque di perplessità, considerato che chiedete anche un aumento di capitale, cioè diventa un momento difficile. Volevo un commento suo sulla reazione dei soci di fronte a questo anno difficile e a questi risultati della banca. Devo dire che le persone che conoscono il mondo bancario, il mondo della finanza, che conoscono i numeri, secondo me erano in grado di giudicare in maniera molto tranquilla e serena che la nostra è stata un'azione, come ha detto un socio, di coraggio. Ci siamo presentati con una perdita, lo ha detto il socio, che potevamo anche che non indicare, i numeri non sono rilevanti, ma abbiamo invece fatto quello che riteneva giusto sia la dirigenza che il consiglio di amministrazione. E il segnale della crisi dell'economia è arrivato a un punto elevato, le perdite ci sono, è cambiato anche il clima, il modo di valutare le banche, il modo di valutare i bilanci, e questo sarà anche una cosa che durerà anche qualche anno, perché adesso dobbiamo ragionare in un modo diverso, sia all'interno delle banche sia nei confronti delle banche e nei confronti dei clienti, perché diventiamo sempre di più anglosassoni, diventeremo sempre di più anglosassoni.
Allora, però non pensavo che anche piccoli soci, o noi abbiamo quasi 100.000 soci, molti sono operai, sono impiegati, sono persone semplici, e invece hanno apprezzato questa scelta, perché è una scelta di onestà, è una scelta di correttezza, è una scelta di coerenza, e questo l'hanno percepito, l'hanno capito, come hanno capito l'esposizione che abbiamo fatto e la chiarificazione, non avevamo mai fatta in assemblea, sul valore delle azioni e alle volte i ritardi che ci possono essere nell'incrociare le azioni. Sono argomenti importanti, fondamentali. Ci sono persone, come ho detto prima, semplici, che mettono i loro risparmi per comprare azioni della Banca Popolare, e noi ci sentiamo in dovere, parlo di Vicenza, e noi ci sentiamo in dovere, ma deve essere una cosa che riguarda tutto il mondo delle bancario, soprattutto quelli non quotati, perché in quelle quotate si parla di prezzo, e invece non quotate parliamo di valore. È più facile controllare il valore, il prezzo oscilla anche sulle euforie o i momenti di depressione del mercato, mentre il valore no, il valore è una cosa. E quindi mettono i soldi nel nostro istituto, noi ci sentiamo in dovere, noi consiglieri di amministrazione, noi dirigenti della banca, di tutelare questo patrimonio che è il frutto del sacrificio, magari di una vita di lavoro, di persone anche che vivono dando fiducia alle persone. Presidente, ci ha parlato delle tre manifestazioni di interesse, ci dice qualcosina sulla Carife? Siamo ancora fermi al bravo il direttore. Abbiamo fatto una manifestazione di interesse alla Cassa di Spagna di Ferrara, i due commissari straordinari hanno accettato la nostra manifestazione di interesse, hanno aperto per noi una data room, quindi siamo in due diligence da circa una settimana. Stiamo valutando la qualità dei crediti, le partecipazioni e tutti i vari ambiti che potrebbero interessare per formulare un'offerta, innanzitutto non vincolante, poi valuteremo se, avendo tutti gli elementi a disposizione, potremo fare un'offerta vincolante. Le tre proposte che avete fatto sono indipendenti, potreste in teoria prendere tutte e tre, non fanno neanche uno, fanno tutte e tre. Fanno uno o fanno due. Quindi sono sganciate tra loro. Autonome e indipendenti. Sulla Banca Popolare di Marostico, Presidente, ci sono novità? Siamo fermi come per solo una manifestazione di interesse. E abbiamo accettato la loro procedura per entrare in due diligence, completata la due diligence ora con la Cassa di Spagna di Ferrara, e le nostre strutture entreranno a fare la due diligence sopra di Marostica. Cioè l'assemblea di domani della quella di Marostica potrebbe cambiare qualcosa, potrebbero esserci delle novità da lunedì, voglio dire. Non ci risulta, perché la procedura è già aperta e quindi hanno già invitato le banche a formulare un interesse. Noi siamo tra queste banche che, come diceva il Presidente prima in assemblea, per noi è importante rafforzare il nostro modo di fare banche in questo territorio, quindi soprattutto per quanto riguarda la vicendibilità. Abbiamo assolutamente garantito a quei dipendenti, a quei collaboratori, nell'eventualità che ci fosse un'accettazione della nostra eventuale offerta, sempre che la giudizia vada a buon fine, che noi garantiremo comunque il profilo occupazionale. Presidente, poi rileggo, lei ha detto l'obiettivo è quello di raggiungere un posizionamento pari a 1.000 filiali in tempi ragionevolmente brevi e con le recenti acquisizioni il gruppo supererà i 700 punti vendita. La mia domanda è questa, visto un po' anche i dati resi noti di un cambio di rotta nel mondo bancario, soprattutto delle grandi banche, che va verso la rottamazione delle filiali o comunque una virata verso più la consulenza che la cassa,
che senso ha e che valore date voi a questo obiettivo, e soprattutto se l'acquisizione in particolare delle partite in gioco della Roma Rossica, creando anche delle sovrapposizioni territoriali, non va invece verso la chiusura di alcuni punti di vendita. Dividiamo in due punti. Ultimo, parlo di Marostica, della situazione di Marostica, che è una situazione diversa per tanti motivi. Allora, stiamo vivendo un momento di rivoluzione nel mondo bancario. Entriamo sempre di più in Europa, entriamo sempre di più in schemi anche in modi di fare banca che secondo me sono un po' diversi da quelli che abbiamo sempre fatto nel passato. Il risultato finale di questo, ed è in appoggio, sarà anche un risultato politico. Io personalmente prevedo che o prima o dopo arriveremo a questi Stati Uniti d'Europa, con una banca centrale unica, che è la soluzione migliore per i nostri paesi e anche per tutelare quella che è un'economia allargata. Se andiamo avanti paese per paese litigando o dovendo obbedire a certi dittati di qualche altro paese, non si va da nessuna parte, ma ci vuole sempre il tempo, passerà e arriveremo a questa situazione. In questa situazione, diventando più grande il mercato, diventando più grande, dobbiamo prendere come punto di paragone gli Stati Uniti d'America. È evidente che la prima cosa che è da fare è di rivedere le dimensioni del singolo istituto bancario. Quello che prima era grande non è più grande, quello che è medio non è più medio, quello che è piccolo sparisce. Allora bisogna che cresciamo tutti quanti e dobbiamo darsi nel giro di qualche anno, non mi chieda quanti perché dipende poi da tanti fattori, compresi quelli politici, però questo vale sia per le banche ma vale per tutte le aziende. Più si allarga il mercato e più diminuisce la misura dell'azienda e quindi dobbiamo attivarsi per farla diventare più grande. Si fa sulle banche, stiamo andando in questa direzione. Quando gli ho detto siamo disponibili di fare tre passi, se possiamo farlo, se no pazienza, pur di raggiungere un obiettivo che è quello di 1000 sportelli, che è un obiettivo importante, ma non diventiamo una grande banca. 1000 sportelli, quindi non abbiamo quella paura di una rottamazione dei sportelli, come lei accennava, perché tanto adesso banca si fa in tanti altri modi, perché 1000 sportelli non sono, forse se ne avessimo 5000 ci preoccuperemmo un po' di più, ma con 1000 sportelli non credo che abbiamo un problema. E poi io sono assolutamente convinto che il fattore umano resterà sempre un fattore essenziale, importante e anche determinante per lo sviluppo degli istituti. Se mancano gli uomini possiamo mettere quanti sistemi informatici che vogliamo, ma non andremo da nessuna parte. Per quanto riguarda la Marostica, il discorso è diverso dal primo. Noi abbiamo dichiarato più volte che i dipendenti non si toccano. È un po' anche la filosofia della nostra banca, del nostro istituto. Il lavoro dei dipendenti va rispettato non come lavoro, come numero di persone che lavorano. Voglio dire, ci sono tanti modi, basta allargarsi, basta ingrandirsi, quindi con accordi sindacali giusti, sapendo che quello che è importante è avere il lavoro e non che è a 30 km piuttosto che a 50, e si fanno tante cose. Quindi, confermato la piena occupazione, il problema si risolve. Oggi vediamo che gli sportelli piccoli con 2-3 persone non hanno una redditività adeguata, no? E quindi è vero che siamo per certi aspetti in sovrapposizione su questi territori, però se andiamo a vedere le filiali nostre magari di piccole dimensioni, le filiali loro di piccole dimensioni, sarebbe tempo e ora di mettere assieme, fare un'unica filiale importante, valorizzare entrambi i colleghi e della licenza e eventualmente la Marostica, avere una filiale da 6, 8, 10 persone e di conseguenza riuscire a
seguire meglio la nostra clientela, che in questo momento, come dicevo prima, riusciamo sì e no con due o tre persone a fare un servizio di cassa, invece dobbiamo spingerci molto di più nell'attività di consulenza, nell'attività di migliorare la relazione con la clientela. Quindi sicuramente in questo territorio, mettendo assieme questi importanti punti vendita, le risorse estremamente qualificate che abbiamo da una parte all'altra, creeremo ancora di più valore per questo importante territorio. Presidente, che segnale è che ci sono molte banche, tante, parlavamo prima con i colleghi, che prevedono, partono, hanno l'aumento di capitale? È un segnale, per, voglio dire, anche per l'economia, come lo giudica lei? Tutte le banche, il discorso secondo me è abbastanza semplice. Noi passiamo adesso anche a una vigilanza europea, parlo delle banche di certe dimensioni, sono 15 in Italia, hanno messo parametri diversi e secondo me anche giustamente, ecco, quindi da una parte c'è questi nuovi parametri che vengono messi a livello europeo, ecco, dall'altra c'è una situazione di crisi dell'economia che ha portato a perdite superiori a quelle che normalmente si era abituati quando l'economia era in sviluppo, per cui c'è bisogno di più capitale. Allora, tutti si muovono, c'è chi può farli, chi meno, chi si rivolge ai propri soci, chi si rivolge ai fondi di investimento, ci sono tante situazioni che sembrano che di poco conto uno dice l'importante è che arrivano i soldi. Invece secondo me tra 2 o 3 anni segneranno un passo diverso del mondo bancario. Perché se sono fatti dai soci è un discorso. Sono fatti dai fondi di investimenti o di altri gestitori istituzionali, almeno a medio termine qualche cosa cambierà. A questo proposito non la preoccupa a livello di sistema il fatto che ci sono parecchi fondi istituzionali esteri che sono entrati nel capitale delle banche italiane con percentuali? Questa è una domanda che dovrebbe rivolgere al governatore Visco. Io mi occupo solo della Popolare di Vicenza. Noi non li abbiamo questi problemi, siamo tranquilli. Una domanda, una curiosità. Precedenza del signore sempre. Io volevo capire un po' meglio la tempistica di queste eventuali acquisizioni, Tarife già in due diligence, dopo, se ho capito bene, tocca la Marostica, ma c'è anche l'Etruria. Sono tutte nella stessa posizione, no. La tempistica non riguarda noi, riguarda più loro. Ma io penso che nel giro di pochi mesi dovremo avere una... credo durerà di più. No, come dice il Presidente, vanno tutti in parallelo. Sono tutti in parallelo. Per quanto riguarda l'Etruria, abbiamo chiesto di avere l'esclusiva fino a fine maggio, quindi fino a fine maggio siamo in esclusiva con l'Etruria, quindi stiamo completando anche lì le diligence che tra l'altro l'hanno già fatto. Come sapete l'Etruria il 4 di maggio avrà l'assemblea che andrà a rinnovare completamente il consiglio di amministrazione ed è anche il motivo per il quale è stato, diciamo, chiesto dai rispettivi advisor di posticipare la nostra offerta affinché sia il nuovo consiglio di amministrazione a prendere in considerazione la nostra offerta vincolante che andremo a formulare entro fine di maggio. Su Cassa di Spagna di Ferrara, ho detto prima, abbiamo iniziato la due diligence, riteniamo di completarla nel giro di una settimana, 10 giorni, per poi preparare avviare con i commissari, poi ritengo anche con l'organo di vigilanza, un'eventuale proposta anche nei confronti di questa realtà. Marostica, in parallelo, recentemente abbiamo dato adesione alla loro lettera di procedura, come ho detto prima, siamo stati ammessi alla due diligence, ora, visto che le nostre risorse sono sempre quelle e noi le due diligence le facciamo con risorse nostre interne, perché abbiamo
delle ottime competenze per quanto riguarda le strutture di crediti, per quanto riguarda l'audit, per quanto riguarda il societario, il legale, e quindi nel momento in cui andiamo a fare degli investimenti importanti, poi riteniamo di toccare con mano veramente cosa andiamo a proporre poi così in amministrazione in termini di acquisizione. Devo dire tra l'altro che la Cassa Risparmio di Ferrara l'abbiamo già assaggiata andando ad acquisire 16 filiali che entro giugno entreranno già a far parte, primo di giugno, entrano già nel perimetro del nostro gruppo, che riguarda 14 filiali a Roma e una a Forlì, una a Cesena, e quindi con queste filiali andremo a raddoppiare la nostra, già oggi, la nostra presenza per quanto riguarda Roma-Lazio, quindi ci stiamo comunque rafforzando in termini di presenza qualificata. Ecco, quindi per concludere questo excursus volevo capire se pensate a dei pagamenti eventualmente, visto accettate le proposte che mettesse d'accordo carta contro carta, cash o cosa, e in particolare per l'Etruria, che è una banca quotata, se c'è un possibile orizzonte di reverse quotazione o cosa. E poi un'altra domanda, ci sono le revisioni delle patrimonio di vigilanza in corso anche presso la vostra banca da parte della BCE, e come sta andando? Si sente che sono test molto severi, e come va per voi? Infine una cosa proprio forse più tecnica, se ritenete che la copertura dei crediti deteriorati, che è al 27-26 leggo a fine bilancio, bilancio 2013, sia da ritenersi sufficiente e prudente questo è il momento che attraversa l'economia italiana. Grazie. Allora, per quanto riguarda il tutto, ha detto benissimo, è una banca quotata, e quindi essendo una banca quotata noi abbiamo l'obbligo di non solo di riservatezza, ma anche di presentare a loro entro maggio l'offerta vincolante, quindi le modalità dell'offerta, il prezzo dell'offerta, le caratteristiche dell'offerta ovviamente non possono che essere riservate fino a quella data. Però devo dire che abbiamo abbastanza ben compreso la qualità e la struttura di quella realtà, quindi ci riteniamo particolarmente confidenti nel rispettare il termine di fine maggio nel formulare una nostra offerta. Però è pensabile che ci sia un'offerta? Oppure una quotazione inversa? Questo lo parleremo con gli advisor. Sì, non possiamo ovviamente anticipare la struttura dell'offerta. Per quanto riguarda i test della BCE, è chiaro che, come ho detto prima durante la relazione, è un quadro normativo che cambia, ma è cambiato in modo veramente importante. L'asset quality review che gli ispettori della Banca d'Italia per conto della BCE stanno facendo presso noi, come presso le 15 realtà, è un esame molto ben strutturato che ritengo serva sicuramente per la BCE, ma anche per le banche, per capire meglio la qualità e le potenzialità dei propri asset. L'aumento di capitale che andremo a fare ha tre obiettivi. L'obiettivo di avere risorse di capitale per cogliere le opportunità di crescita, l'obiettivo di avere capitale per continuare a fare impieghi, perché noi vorremmo continuare a fare impieghi, vorremmo continuare a fare e acquisire clienti, ma avete visto quanti clienti abbiamo acquisito in questi anni, che tutto sommato poi è la nostra forza, no? E quindi la redditività caratteristica arriva perché abbiamo aumentato il numero della clientela. E dall'altra parte il capitale serve per tenere alti i profili patrimoniali. Quindi il nostro obiettivo, se portiamo a termine, come riteniamo, l'aumento di capitale della campagna di nuovi soci, già entro quest'anno arriveremo a un core tier 1 sopra l'11%. E devo dire che questo è simile quasi uguale al Common Equity Tier 1, che come sapete dal 2014 anche la misurazione del capitale cambia e viene considerato il capitale di primario valore, quello, e non si considerano più
tutto quello che è complementare, tutti gli ibridi, tutti gli strumenti a supporto. E come diceva prima il Presidente, noi abbiamo capitale di buona qualità, perché è tutto capitale che arriva dai nostri soci, e quindi è capitale ora anche frazionato, ora anche ben distribuito in tutto il territorio nazionale, ed è quello che ci dà, diciamo, la garanzia di poter continuare ad avere un profilo anche alla luce dell'asset quality review, anche alla luce degli stress test, comunque un capitale che consenta di far fronte anche eventualmente tutto questo. Volevo fare un inciso che è stato detto prima in assemblea. Al 31-12 noi avevamo 90.716 soci. Ad oggi abbiamo 95.686 soci. Quest'anno per la prima volta, proprio per assecondare le richieste dei soci che avevano necessità di avere della liquidità, perché ritenevano di vendere o utilizzare le nostre azioni per far fronte a esigenze dell'azienda piuttosto che esigenze familiari. E come sapete, ogni anno dai metà dicembre fino all'approvazione dell'assemblea c'è il cosiddetto blocking period, no? In determinazione del bilancio non si possono fare negoziazioni di azioni. Ma proprio quest'anno in amministrazione è tutto opportuno, in relazione alla necessità da parte di numerosi soci, vista la situazione che conosciamo, di avere questa liquidità. Bene, abbiamo aperto, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'apertura del libro soci anche durante il periodo di blocco, per far sì che la banca paghi i soci che le hanno fatto richiesta, no? E abbiamo utilizzato una parte del fondo acquisto azioni proprie. Ma avendolo aperto, dall'altra parte, abbiamo potuto inserire nuovi soci che sono entrati da dicembre ad oggi, per 5.000 nuovi soci e con acquisto di quote molto limitate, molto contenute, come arrivano dalla Sicilia, arrivano dalla Calabria, arrivano dalla Toscana, arrivano dal Lazio, arrivano dalla Lombardia, oltre che ovviamente dal Veneto. Ecco, quindi questa grande crescita della compagine sociale e patrimonio capitale, quindi common equity di grande qualità, consentirà sicuramente anche probabilmente i capitali di far fronte agli stress test della BCE. Volevo dire al dottor Bider, che ho tantissimi anni che segue queste assemblee, che fino a 2-3 anni fa su 10% quello che vuoi, 10 interventi, 8 erano vicentini, un padovano e uno del Friuli. Se vedi gli interventi di oggi, è cambiata la banca, quest'anno è cambiata la banca, perché c'è stato un intervento di un siciliano, uno di Lodi, quindi uno di Varese, uno della Toscana, uno del Friuli, due del Friuli e poi ci sono stati 3-4 di Vicenza. È cambiato il panorama e quest'anno è proprio la riprova che è qualcosa di importante, è cambiato, non è più una banca ferma al suo territorio e quindi questo è anche una sicurezza per noi di poter crescere in ambito nazionale, ma anche una tranquillità dell'istituto, perché una diffusione così ampia a livello nazionale, secondo me, è una maggior stabilità dell'azionariato del nostro istituto, che è la cosa a cui puntiamo di più, immagine e stabilità di azionariato. La collega chiedeva, mi sono dimenticato di rispondere alla copertura sui crediti deteriorati. Allora, molto velocemente, noi riteniamo che le nostre coperture siano estremamente affidabili per due motivi. Il primo motivo è l'abbiamo rafforzato, no? Quest'anno abbiamo rafforzato le coperture su tutti i crediti deteriorati in funzione degli importanti accantonamenti che sono stati fatti. Dall'altra parte noi ribadiamo ancora una volta che cosa? Il nostro portafoglio crediti rispetto al sistema bancario italiano ha una componente legata ai finanziamenti a medio e lungo termine molto più significativa rispetto alla media del sistema. Avendo molti più finanziamenti a medio e lungo termine, su quelli che negli anni abbiamo concesso alle imprese, agli imprenditori per avviare i loro piani industriali di crescita o di esportazione,
È chiaro che quando si fa un finanziamento a medio termine ci sono molte più garanzie, ci sono garanzie reali, garanzie ipotecarie, garanzie reali. Di conseguenza il nostro portafoglio crediti è molto più garantito rispetto al sistema e di conseguenza le coperture ovviamente vanno di pari passo. Altro aspetto fondamentale del nostro portafoglio crediti, che tra l'altro viene riportato anche nel report della società di rating, il nostro portafoglio è molto frazionato, non abbiamo grossi rischi, grossi affidamenti. Il Consiglio di Amministrazione anche su questa politica creditizia ha in questi ultimi anni ridotto ancora l'importo massimo concedibile e di conseguenza abbiamo tanti importi, tanti clienti di importo molto contenuto e evitando le concentrazioni nei vari settori. Quindi anche questo, ovviamente, la qualità del nostro portafoglio crediti, e qui richiamo anche l'eventuale stress test che va proprio in questa direzione, lo stress test della BCE andrà a verificare se ci sono concentrazioni nei vari settori critici piuttosto che affidamenti rilevanti o mancanza di garanzie. Ecco, su questo noi riteniamo di essere ben posizionati, di conseguenza riteniamo che le nostre coperture siano estremamente affidabili. Una precisazione proprio per risolvere il tema dei io. Io vedo che qui voi dite che il Corti One Radio è del 14,50 con il total capital ratio 17,85, prima lei parlava di 11. Quello della Banca Popolare di Vicenza, sì. Noi diamo i parametri del gruppo. Perfetto, ho capito. La seconda cosa, voi avete già praticamente incamerato l'aumento di capitale da 600 che poi diventa 700, no, ancora no, non è finito. Partirà i primi di maggio, stiamo aspettando l'autorizzazione del Consul per farlo partire a maggio e si completerà prossimamente. Questo è indipendente da quello che adesso avete liberato di altro miliardo praticamente, che è una possibilità che l'Assemblea ha dato al CDA, insomma. Sì, il Consiglio di amministrazione aveva 1 miliardo di delega per fare aumenti di capitale, 250 milioni l'ha esaurito l'anno scorso e altri 608 milioni di euro di quest'anno. Si è riproposto all'Assemblea il rinnovo della delega di 1 miliardo per i prossimi 3 anni. Se capita. Prendete tutte e tre. È una prima. Mille Sportelli. 1026. Se posso fare un giornalista di parte. È preparato da parlare, dottor Serrano. C'è un giornalista di Prato che ci sta seguendo attraverso il telefono, mi chiede di farle 2 domande se possibile, Presidente. La prima è se è soddisfatto di come stanno andando, diciamo, gli aumenti di capitale e l'aumento dei soci a Prato, e la seconda è se un'eventuale operazione Etruria sposterebbe l'asse in Toscana da Prato ad Arezzo. La prima risponde il direttore perché lo sa meglio di me. Allora, per quanto riguarda la Popolare dell'Etruria, era questa la prima domanda. La prima era se siamo soddisfatti di come sta andando, diciamo, l'attività su Prato e anche l'aumento del numero dei soci. Per quanto riguarda la Toscana, noi siamo soddisfatti sia per quanto riguarda l'attività caratteristica, e qui devo dire, faccio un passo indietro, quando integrammo la Cassa di risparmio di Prato in Banca Popolare di Vicenza, ancorché era ovviamente nell'ambito del gruppo, è molto facile allineare completamente i processi operativi, allineare completamente i prodotti, allineare completamente anche la possibilità di meglio interagire. No? Abbiamo visto tanti colleghi vicentini piuttosto che friulani che sono andati in Toscana, no? E questo sta succedendo molto all'interno del nostro gruppo. E quindi l'operatività della Toscana è migliorata sensibilmente. È migliorata sensibilmente anche la crescita in termini di soci. Quindi avendola, no, più all'interno dei nostri processi, diventa molto facile per una rete che fa parte del gruppo, laddove il capitale è un elemento importante, ovviamente parlare ai clienti sempre una logica di soci, no? Cosa che sta tra l'altro avvenendo anche di Banca Nuova, pur non essendo integrata e incorporata, comunque oggi ha alla pari della Banca di Vicenza la stessa capacità in termini di
penetrazione commerciale di prodotti, di strumenti e anche la capacità di acquisire nuovi soci, come tra l'altro sta avvenendo. Anche il primo trimestre di quest'anno, devo dire che la Toscana, pur in un contesto che tutti conosciamo, alla luce di importanti efficientamenti che sono stati fatti in quella regione, sta dando dei risultati estremamente positivi. Il fatto di eventualmente integrare la nostra rete di 90 filiali con altre 90 filiali dell'Etruria, l'Etruria ha 180 filiali, di cui 90 in Toscana, andremo a realizzare una direzione regionale o una struttura in quella regione molto importante. Ecco, sovrapposizioni ce ne sono relativamente poche o quasi nulle, perché noi siamo presenti nella parte alta della Toscana e l'Etruria invece è presente nella parte bassa, no? Quindi riterremo in quella regione di poter sfruttare molto bene le economie di scala e la capitalità della presenza per migliorare ancora di più il nostro prodotto. Una domanda di Luca Davi. Sì, buongiorno, abbiamo parlato di Cariffe, Aostica ed Etruria. Volevo capire se qualora andassero in porto queste abbiamo parlato di Cariffe, Aostica ed Etruria. Qualora andassero in porto queste tre operazioni, potrebbero essere sorrette tranquillamente pure stand alone con il capitale odierno, oppure ci potrebbe essere l'esercizio eventuale delle deleghe che oggi l'Assemblea ha approvato? Con l'aumento di capitale di 608 milioni che andremo ad avviare presumibilmente i primi di maggio per completarli entro fine luglio, i primi di agosto, di 608 vuol dire qualcosa come 220-230 basis point di Quartier One. Se poi aggiungiamo la campagna nuovi soci di 300 milioni, dove verosimilmente l'anno scorso abbiamo fatto 100, facile ipotizzare che quest'anno ci siano qualcosa come 250-260 basis point che si vanno ad aggiungere ai 921. Quindi si capisce che c'è spazio per fare acquisizioni e per tenere comunque un livello di patrimonializzazione in linea con i migliori mercati. Bene, se ci sono. Adesso tu hai una domanda? Adesso. Sì, era una curiosità più che altro, perché mi pare che voi non siete quotati e non avete nessuna intenzione di quotarvi. Però mi colpiva il fatto che c'è un consiglio di amministrazione fatto di soli uomini. Ormai, questo fatto so che non avete notato. No, ma non è vero. Due signore e un sindaco. Abbiamo la professoressa D'Ossena e la dottoressa Macola, che sono nel consiglio, anche se non è necessario. Ah, come sindaco hai detto? No, due, e poi abbiamo la dottoressa Piusi, che è il sindaco obiettivo, su tre, quindi lì abbiamo il 33%. E nel comunicato abbiamo messo i nomi, due... abbiamo messo tutti i nomi. Basta, non avevo visto gli altri nomi. L'indipendenza paga! E Vicenza Più, col suo network di periodici cartacei e di quotidiani su web, lo dimostra sempre di più. Decine di migliaia di lettori e centinaia di migliaia di utenti, continuamente in crescita. Ora si preparano a vedere Vicenza Più TV. Sport, spettacoli, politica, economia e, ovviamente, informazioni sulla vita locale di Vicenza, Bassano, Schio, Tiene e provincia. Col bollino blu di Vicenza Più TV. Indipendente, sempre di più.